Grazie. Hai visto, Ivan, che bella giornata oggi? Sì, molto sì, bella. Veramente bello, certo. Bella, bella. Ma scusa, Viviana, sai che acqua stai bevendo? Beh, acqua del rubinetto, quindi potabile, controllata, immagino. Beh, certo, controllata, ma se ci sono impianti centralizzati, addolcitori, è necessario ovviamente effettuare delle opportune verifiche. Tanto più se pensiamo che in Italia le acque destinate al consumo domestico provengono per l'80% mediamente da acque sotterranee, che sono comunque esposte a contaminazione da agenti chimici naturali oppure da attività industriali e agricole. Per esempio, lo sapevi che, rimanendo in ambito agricolo, in Italia ogni anno si consumano più di 114.000 tonnellate di pesticidi che contengono almeno 400 sostanze pericolose riscontrate tanto negli alimenti quanto nelle acque sotterranee e superficiali, con dei livelli che purtroppo, ahimè, superano i limiti europei. Ed è qui che entrano in ballo due elementi importanti: i bonus fiscali e i controlli che servono a prevenire la presenza di sostanze pericolose all'interno dell'acqua. Beh, certo, prevenire è sempre meglio che curare, sempre. Però a proposito, in cosa consistono questi controlli da laboratorio? Come funzionano? Beh, semplicemente un privato cittadino, a maggior ragione un amministratore di condominio o addirittura un imprenditore, può prelevare un campione d'acqua, portarlo ad un laboratorio certificato che svolgerà queste attività di analisi e ci darà la possibilità di bere in sicurezza. Scusami, allora per esempio nel condominio in cui vivo a chi spetta il compito di controllare la potabilità delle acque? Fino al contatore, l'ente di gestore idrico. Dal contatore al rubinetto ovviamente spetterà l'amministratore di condominio. Beh dai, adesso berrò l'acqua dal rubinetto comunque con la consapevolezza di essere protetta da ogni rischio, sì sì. No, non direi proprio, Viviana, esiste ancora la legionella. La legionella oggi? Certo. Ma davvero? Sì, certo, è un batterio presente in natura e si sviluppa principalmente nelle piscine, nelle vasche, nelle zone umide, ed è necessario ovviamente fare dei controlli perché è molto pericoloso. Beh, però a questo punto, scusami, cosa possiamo fare per scongiurare questo rischio pericolosissimo? Semplicemente rivolgersi a dei laboratori tecnici specializzati che ci potranno garantire la qualità e la salubrità dell'acqua. Comunque posso dirti, Ivan, altro che bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, l'importante è che contenga acqua controllata.